sto moltissimo. La storia, in realtà, me l'hanno mandata, non me la poteva mandare il mio agente, però me l'ha mandata tutta. Poi, quando lui mi ha iniziato a raccontare la storia, io tipo, ah, che interessante, io già l'avevo letto tutta, ho fatto finta che non sapevo nulla. E mi questo non me l'avevi detto. No, lo sto dicendo adesso. E mi è sembrato molto chiaro, molto intelligente la sceneggiatura, e mi è sembrato che i personaggi erano molto chiari. Quindi uno doveva creare delle cose, però era già tutto scritto. Quindi è stato facile in quel senso per me. Quindi al di là però della storia, proprio il personaggio un po' particolare, appunto questo compromesso così radicale, diciamo, ecco. Farsi sposare per la cittadinanza. Sì, io già ho sentito tante volte, infatti io ho degli amici che lo dicono veramente. Per esempio, ho amiche spagnole o argentine che tipo parlano tra amici, tipo ci sposiamo? Così, tu hai bisogno della cittadinanza europea, io ho bisogno della cittadinanza argentina, però io lo conosco, non si sono sposati ancora veramente, però si parla di quello, magari ho un matrimonio dei miei amici per compromesso o per poter rimanere in Europa o in Argentina. Infatti nella scena al comune, l'ha detto, era molto abituata a queste situazioni. Sì, infatti, quella l'ho messa apposta per far capire che comunque non è una cosa così assurda. So che capita abbastanza frequentemente, in realtà. Anche in America, per esempio, negli Stati Uniti è una cosa abbastanza diffusa per avere la cittadinanza. Sì, anche in Spagna, io ricordo di essere nella metropolitana e sentire queste ragazze molto giovani che dicevano, stavano parlando un po' gridando di quanto stavano per cobrare per sposare qualcuno. Come loro erano spagnole, avevano delle proposte, quindi stavano raccontando quanto tempo dopo potevano divorziare, sì, come una cosa molto normale. Evidentemente succedeva. Diffusa. Lui ci dava tanta tranquillità sul set che era veramente ci tranquillizzava, quindi anche ha guidato questa troupe di gente di una maniera molto positiva, con molta calma, e quello ha aiutato tanto. E poi è bravissimo, si vede nel film come è stato bravo a scriverla, a dirigerla, e poi il montaggio è stupendo, lui è stato sempre accanto e si vede subito che non solo è stato molto carino, molto professionista sul set, sennò il risultato è meraviglioso.